Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo dell'argomento ovviamente sulla bocca di tutti i giocatori di Fortnite in queste ultime ore, ovviamente del carrello della spesa. Abbiamo visto ragazzi qualche giorno fa che così dal nulla, verso le 20, le 21 della sera, arriva la notizia, sbam, davanti a tutti ragazzi, presto disponibile il carrello della spesa. Da lì ragazzi, sono 2 giorni che tutta la comunità del web si è esplosa, si è incredibilmente mossa per cercare di capire che cosa cacchio è questo carrello della spesa. E sono usciti veramente un sacco di teorie sul carrello, cioè sarà una nuova modalità che farà parte del parco giochi, saranno per caso dei nuovi veicoli, saranno per caso delle cose che poi verranno inserite per eventualmente fare le missioni. Beh, ragazzi, ne sappiamo qualcosina di più. Come al solito, sono andato a eviscerare nei meandri dei siti, quelli un pochettino più zhun zhun di Fortnite, e sono venute fuori delle cose interessanti, tra cui un piccolo video gameplay, quindi anche qua in anteprima universale, proprio perché neanche su Plutone ce l'hanno, ragazzi. Abbiamo un piccolo gameplay del carrello. Innanzitutto, ragazzi, voglio dirvi che il carrello della spesa è stato implementato dopo che un utente su Reddit, scrisse qualche giorno fa, un paio di settimane fa per la precisione, agli sviluppatori di Epic Games: perché non mettete per caso la possibilità di utilizzare i carrelli della spesa che ci sono in giro per tutta la mappa? Dopo qualche giorno, Fortnite, il team di Fortnite gli ha risposto e gli ha detto: festeggeremo i 40 milioni di download, 40 milioni di download, e faremo sì che questi carrelli della spesa diventino interagibili con gli utenti. Cioè, cosa vuol dire? Che gli utenti, i giocatori, li potranno utilizzare. La prima immagine che voglio farvi vedere, ragazzi, è questa qua. Sbong! Per chi ha visto anche gli altri video dove andavo a pescacciare in giro quello che i data miner trovavano, questa, ragazzi, è la conferma che il carrello della spesa è un nuovo veicolo su Fortnite, ragazzi. Andiamo a vedere tutte come si dice, tutte le variabili che ci sono dentro il codice sorgente, e vediamo che è stato messo sotto la sezione Sounds. Come vedete, se voi leggete Athena Sounds Vehicles, quindi è un veicolo, e quelli che vedete, tutte quelle righe che vedete, sono dei file audio relativi al carrello della spesa. Quindi quando lo muovi, quando si ribalta, quando lo colpisci, quando si sposta, ragazzi, questo è una conferma ufficiale che il carrello della spesa è un veicolo. Quindi ragazzi, sappiamo che in realtà per adesso, nella modalità Battle Royale, avevamo come veicolo, tra virgolette, la jump, no? Il trampolino, perché era l'unica cosa che ti permettesse di spostarti con una velocità maggiore della corsa in giro per tutta la mappa. In realtà, ragazzi, se andiamo ad analizzare anche l'altra versione di Fortnite, quindi Salva il Mondo, sappiamo che loro avevano messo, che loro hanno, per chi gioca a Salva il Mondo, già un altro veicolo, che è l'Hoverboard. Per chi non l'ha ancora visto, ragazzi, 20 secondi di clip dell'Hoverboard. Tanta roba, tanta roba, ragazzi. L'Hoverboard è praticamente il
lo skateboard senza le ruote. Ne abbiamo già visto uno simile in Ritorno al Futuro, che permette di muoversi per brevi distanze nella mappa, appunto, se le situazioni si mettono a nostro sfavore. Quindi ragazzi, abbiamo visto per adesso un pochettino un'infarinatura generale e sappiamo tra l'altro che oggi, 30 maggio, dovrebbe arrivare l'update 4.3. ragazzi, ho letto da qualche parte che sembrerebbe che sia confermato l'aggiornamento nelle prossime ore di oggi. Ragazzi, adesso io sto registrando questo video di mattina, potrebbe già essere arrivato, quindi non fate molto caso alla mia data. Prima di lasciarvi però ragazzi, ve l'avevo promesso, ve l'avevo detto ragazzi, abbiamo un gameplay del carrello della spesa in anteprima. Prima di farvelo vedere però vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video, soprattutto di iscrivervi al canale e di far iscrivere i vostri amici, perché ragazzi ogni 2 o 3 giorni, lo sapete oramai, regaliamo un giveaway da 10 euro che potete spendere come preferite. Quindi ragazzi, io vi lascio al gameplay del carrello della spesa. Noi ci vediamo in live. Ciao! Cattivo, cattivo. Che figata. A più tardi. Ciao.